innanzitutto la natura dei social, perché ecco, i social network hanno questa particolarità che sono un luogo, un mezzo, sono un mezzo, nascono come mezzo di comunicazione, ma sono anche un luogo, no, di incontro, sono la community, però una comunità particolare perché ha regole che non sottostanno all'autorità statale. Quindi vorrei partire da tu, perché ce l'abbiamo nella vita normale, da te, Alberto, per capire giuridicamente che cosa sono i social network. Dunque, gli studiosi che hanno affrontato il tema si sono divisi tra chi l'ha ricondotto nell'alveo della libera manifestazione del pensiero e chi invece ne ha cercato di definirne dei contorni in un'ottica associativa, chiaramente facendo una sorta di simulazione, cioè nel momento in cui si riuniscono delle persone e si confrontano tra di loro, che è lo spirito più alto del momento associativo, perché le associazioni non devono necessariamente avere delle regole giuridiche in senso stretto, ma è una libertà costituzionale quella di riunirsi come ci riuniamo noi adesso in questo momento, e potremmo essere definiti un momento di associazione. Perché qualcuno ha pensato a questa soluzione? Proprio perché c'è un modello nel quale poi si possono trarre delle conseguenze giuridiche, perché anche nelle associazioni la libertà non è illimitata, anche nelle associazioni non possono essere conculcati alcuni diritti. I partiti politici sono delle associazioni non riconosciute, i sindacati sono delle associazioni non riconosciute e hanno tuttavia delle regole, perché la nostra Carta Costituzionale, quando parla dei diritti della persona, parla come diritti inviolabili della persona sia come singoli, sia nelle cosiddette espressioni sociali, quindi nei contesti associativi. E questo è importante da ricordare, perché quella è libertà proprio perché si veniva da un regime, il fascismo, che aveva portato a conculcare le massime espressioni anche dentro le corporazioni. All'epoca c'era la libertà sindacale che era stata conculcata, la Carta Costituzionale dice la libera manifestazione di pensieri, i diritti inviolabili non vengono tutelati solo come singoli ma anche dentro i contesti sociali. Quindi era un'espressione di mantenimento di quelle libertà anche quando ci si trova con altri. In questo senso i cosiddetti social è un momento aggregativo dove tuttavia, e qui il garante sta facendo dei passi, io non lo dico per plagieria verso il presidente, ma quando a TikTok gli ha detto guarda che qui c'è una norma che dice che oltre l'età non possono frequentare, perché non la fai rispettare? TikTok ha risposto bene, perché intanto ha risposto male secondo me, perché ha detto adesso uso l'intelligenza artificiale, il che fa solo sorridere, perché invece l'età è certificata da un atto dello stato civile, o è quella o non c'è intelligenza artificiale che può andare a indagare qual è l'età. Io sono libero anche di camuffare la mia età, ci sarà soltanto un atto dello Stato che può certificare. Quindi il tema di capire l'età in base al comportamento sociale, i gusti, è un espediente surrettizio per anche lì andare a dare dei poteri sovrani a delle piattaforme che invece non possono fregiarsi dei poteri che tipicamente ha l'ufficiale di Stato civile, che invece certifica l'età anagrafica di tutti noi attraverso un atto di nascita e gli atti successivi. Allora, da questo punto di vista, inquadrarli nel fenomeno associativo poteva aiutare. Dico subito che questa prospettiva è stata rifiutata dagli studiosi, perché in realtà poi ci si è resi conto che, essendo talmente aperta la piattaforma, sfugge al fenomeno associativo, perché il fenomeno associativo ha dei confini. Ai confini un gruppo, una classe, un'associazione ambientalista, una finalità, uno scopo. Invece i social c'è un'entrata uscita continua che impedisce che ci sia l'altro elemento tipico delle associazioni, che invece sono le finalità, lo scopo, e quindi tenersi insieme per una finalità. E quindi resta dentro nell'alveo della libera manifestazione, ma con un problema di fondo, che proprio perché è stato detto molto bene a Giovanni Minoli, lì a monte c'è un regolamento negoziale, e il regolamento negoziale, Stanzione lo sa bene perché lui magari era un fiore di professore anche di diritto civile, non segue le norme sulla privacy, ma segue le norme sul contratto. E i ragazzi sotto i 18 anni
non possono stipulare contratti. Invece si è creato un meccanismo dove, siccome invece in nome della protezione dei dati personali si può trafficare il proprio data anche a 14 anni, sino anche a 13, dice l'Unione Europea, cioè la normativa europea, a questo punto ne viene che io sono a questo punto libero di frequentare i social perché posso trafficare il mio dato. Cioè è stata ribaltata la prospettiva giuridica. Invece, prima di tutto, devi vedere se tu hai quella cosiddetta capacità di agire, sottoscrivere le clausole negoziali dell'accesso a una piattaforma. Quando accediamo a una piattaforma ci si scarica un'app oppure si va direttamente dentro il sito internet e lì si sottoscrivono delle condizioni negoziali. Magari non ce ne accorgiamo che con chi. E lì bisogna avere 18 anni, non 17, non 16. Poi per carità i civilisti sanno che quei 18 anni si superano nel momento in cui c'è in qualche modo una sorta di delega del genitore e in particolare quei contratti non sono nulli ma solo annullabili, e cioè ci deve essere l'interesse ad annullarli. Se un ragazzo va in un caffè, si prende un cappuccino, lo paga e ci avesse anche 14 anni, non è nulla il contratto, ma ci deve essere l'interesse ad annullarlo. Così sarebbe se uno va invece a comprarsi in gioielleria un diamante, è uguale comprarsi un caffè o un diamante da un puntista civilistico, ma in quel caso invece c'è l'interesse ad annullare. E io ho detto, lanciando anche come provocazione, ma i nostri figli non valgono più di un diamante, non valgono forse più di un diamante. E allora creiamo dei meccanismi per cui c'è un controllo fino all'età che i genitori decidono. Perché i genitori, anche qui per risposto costituzionale, sono loro che hanno la formazione e l'educazione dei figli come diritto e come dovere. Decidono a quel punto che possono liberarli dal loro controllo. Ma bisogna che la tecnologia li aiuti, perché invece la tecnologia oggi è esattamente l'opposto. I non nativi digitali, come siamo, gli compro il cellulare un secondo dopo, il ragazzo naviga e noi non saremo mai in grado di entrare. Invece in quella fase storica dell'acquisto del device bisogna creare una doppia console dove io da remoto nel mio cellulare, ma lo deve fare, la condizione contrattuale ci deve essere scritta. E qui c'è il tema della giurisdizione, Elisa, e cioè quando giustamente il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali richiama la giurisprudenza, è perché la giurisprudenza è l'unica arma che abbiamo, è l'unica arma, poiché il nome della legge, il nome del popolo italiano, significa che la sovranità dello Stato entra in queste zone senza sovranità. La sentenza del giudice inserisce un momento giuridico di diritto in un contesto che non ha diritto. Chiaramente i giudici non ce la fanno a raggiungere tutto, di qui le autorità servono per questo. Le autorità hanno proprio la funzione di mediare la norma giuridica con la sua applicazione, dove sfugge ovviamente ai tribunali civili, ai tribunali penali. Questo è fondamentale. Considerate che il tema delle autorities interne ed europee è essenziale in questo dibattito. Qui c'è anche un pezzo di democrazia, perché bisogna vedere queste autorities dove le collochiamo, chi le nomina.